Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Fabio Bonafede, allenatore dell'M3 Lizzano di Rovereto. Fabio, avevi dei timori prima di questa partita per la tenuta della ricezione dopo l'infortunio di Margherita Nero, di preferito di ricezione e difesa. Nei momenti importanti della partita si è visto che avete scoperto ricezione quando loro hanno cominciato davvero a ingranare al servizio. Da lì sono nati un po' troppi errori e alcune occasioni sprecate, possiamo dire così? Ma devo dire subito che proprio per questo motivo qua sono molto contento, nonostante abbiamo perso la squadra di andata, però è solo la prima partita. Il problema non è stato solo l'infortunio di Margherita, ma che è venuto anche su pochi giorni da questa partita, che gli equilibri che avevamo per 6 mesi li abbiamo dovuti completamente reinventare. E quindi complimenti alle ragazze perché hanno giocato, secondo me, una gran pallavolo. Quando abbiamo giocato, con giocato una gran pallavolo, si è vista per lunghi tratti. Leoni è una delle squadre più forti della serie B nazionale, costruite praticamente per andare in B1, e ho giocato con loro alla pari anche meglio. A reclamare forse un po' di vendetta quel terzo set dove eravate avanti 11-2, sembrava che tutto filasse liscio, invece poi cosa è successo? È successo che proprio in B5 si vedono, avevamo un problema, perché di solito c'è un certo tipo di discorso che faceva la Margherita. È venuto a mancare soprattutto quel movimento di ricezione e sono venuto a mancare le sicurezze, quindi le abbiamo provate tutte, abbiamo messo il secondo libero, quando poi si appoggia l'insicurezza anche la palla non va giù e una squadra esperta come questa ne sente subito il profumo e sale adesso. Adesso siete obbligati ad andare sabato a provare a vincere a casa loro per poi portarle a gara 3. Non sarà facile di sicuro, però ci provate. La partita di stasera ha detto che per tratti siamo stati quantomeno alla pari. Permettimi la nota polemica, sembrava di giocare a 3 score perché il nostro pubblico era assolutamente zitto, si sentivano solo loro, quindi siamo già abituati.